ci siamo, uno dei video tra i più richiesti, una bella carrellata di outfit abbigliamento consigliato di MyProtein. È il periodo del Black Friday, diciamo che in realtà MyProtein quest'anno, per fortuna, ha avuto un altro approccio, cioè quello di fare degli sconti più duraturi, più calmi, più tranquilli, in modo che non ci sia la ressa quei giorni e non ci si sia... Non amo particolarmente il Black Friday, se hai capito, ma questo a prescindere è un video molto molto richiesto, perché sapete che io consiglio poche cose, ma a mio avviso valide, super valide, perché se no non ve le consiglierei. Infatti sono molto sempre molto sincera e schietta nel raccontare le cose. Ci sono prodotti che amo, altri che ok, altri che assolutamente sconsiglio. In questo video vi faccio vedere tutto ciò che apprezzo particolarmente, anche se anche lì ci sono alcuni pro e alcuni contro. Quindi iniziamo, possiamo iniziare subito così che non ho bisogno di spogliarmi e rivestirmi. Pile. Ragazzi, super super super, lo potrei ripetere un'altra volta ma vabbè, consigliati i pile di MyProtein. Li hanno in 3 versioni se non sbaglio, con il cappuccio, con la zip a un quarto oppure che si aprono tutti. Io non ho mai amato le felpe che si aprono con la zip, quindi ho preso quelle col cappuccio, ma ho preso anche quelle con la zip a un quarto, quindi non ha il cappuccio. E se non erro hanno anche due formati, uno un po' più fitting, quindi una felpa normale così, e un'altra più oversize, che tanto più oversize in realtà non è, però insomma sul sito c'è scritto oversize. I loro pile sono veramente caldissimi e ne ho preso anche uno a Jimmy che sta apprezzando tantissimo, e super 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 consigliati per questo inverno. Rimanendo in ambito loungewear, casa eccetera, vi voglio far vedere dei pantaloni, perché questi sono vecchi, si vede che hanno un po' di peli nonostante siano lavati, grazie gatto. Sono pantaloni felpati, se non sbaglio, sì, hanno la felpina dentro, neri, e li ho voluti prendere a zampa, quindi hanno il fondo largo, perché mi piaceva questo effetto un po' casa, un po' homey, camminare scalza eccetera. Li ho amati, li adoro profondamente, ci sono solo neri e basta, questi io li adoro. E però ho voluto provare, giusto perché insomma volevo un cambio, a prendere questi che sono sempre felpati, grigi, con il manicotto in fondo. Io, pensate, non sono mai stata fan dei pantaloni della felpa grigi, perché mi sembra proprio da pigiama, e del manicotto in fondo, ma devo dire che mi stanno piacendo. Sarà perché sono in questo mood di colori molto tenui, quindi in realtà persino ho fatto questo abbinamento, che non è male, però apprezzo, anche perché tengono caldo e quindi apprezzo totalmente. Quindi di loungewear, di cose per stare in casa, queste sono le cose che più vi consiglio, soprattutto per questo inverno. Passerei al fitness, che è un po' il mio ambito, magari. Per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo, la parola d'ordine è senza cuciture, quindi seamless. Sul sito troverete tantissimi modelli seamless. Tutti vanno tendenzialmente bene. Ci sono alcuni che sono più strutturati di altri, altri sono magari più morbidi, però sono bene o male tutti abbastanza validi. Non, vi prego, prendete quelle con la fascia sottile, perché quelle vi segano a prescindere, cioè sono no, cioè no no no, non me ne vado neanche a cercare quelle dell'anno scorso, perché da lì poi non ho mai più presi, per provarle e farveli vedere, fidatevi di me, no. Questi ad esempio invece hanno anche la taschina, quindi sono molto utili per magari chi si allena in palestra eccetera, per la scheda o chi va a correre, chiavine eccetera, e più o meno sono tutti così.
Un consiglio sui seamless è che, seppur più o meno vadano bene tutti, state comunque attente e guardate un po' alla fantasia, perché ad esempio questo che indosso ha questo specie di semicerchio che gira qua davanti e non so, a me dà l'impressione che butti un pochino giù la figura, e avendo io una conformazione comunque di un fisico a pera, diciamo che l'ideale sarebbe quello invece di avere delle linee che vanno verso l'alto, quindi io personalmente, seppur la qualità del tessuto sia molto valida e mi piace, diciamo che questo dettaglio li rende meno appetibili, però comunque super carini. Uno sul quale mi vorrei focalizzare, perché dovete sapere che qualche anno fa il seamless era uno ed era questo. Ve lo ricorderete da qualche magari video dell'anno di 2 anni fa. Questo era l'unico modello seamless e è durato, non so, un mese. Poi è scomparso dal radar e non è mai più stato pervenuto. Sono molto felice di dirvi che dopo 2 anni che abbiamo chiesto, richiesto e richiesto che tornassero, finalmente questo modello è tornato e è presente in diversi colori. L'ho voluto prendere questo qua vecchio per farvi vedere che è esattamente lo stesso, quindi entrambi qui a lato presentano questo motivo di costine, sono molto morbidi e meno strutturati di questi, però sono comunque tra i migliori leggings che io abbia mai indossato, e li provo così vi faccio vedere. Voilà, sì, meravigliosi. Io questi li adoro veramente profondamente, mi piacciono tantissimo, sono comodissimi e morbidissimi. Diciamo che dei leggings non ho molto altro da dire, perché seamless tutti vanno bene, provate a vedere quali vi piacciono di più tra i più strutturati e meno strutturati, però sono comunque tutti molto molto validi e consiglio. A livello di reggiseni, bra, ci sono tantissimi modelli, sono tutti molto molto carini, ci sono intrecci dietro eccetera. Tra quelli che io preferisco ci sono questi. Questo è un modello che secondo me ora stanno veramente svendendo, perché probabilmente non lo riproporranno più, ma è meraviglioso, quindi ora lo proviamo. Per me è super super flattering, mi piace tantissimo il taglio a V e devo dire che contiene benissimo quel poco che io ho, però cioè ci sono altri reggiseni con cui io sboccio, lo so, è scioccante, cioè strano come cosa, ma è vero, mi escono, vabbè, e però invece in questo è super avvolgente, infatti lo uso molto spesso per fare cardio, anche perché è molto sottile. Io quando faccio cardio voglio dei reggiseni molto leggeri, che non siano troppa stoffa, come ad esempio sono questi, che hanno il collo all'americana e è bellissimo, cioè io ce l'ho anche nero e è veramente veramente stupendo, anche con questa apertura davanti. Uno che vi voglio segnalare è questo qua rosa, sono lo stesso modello, però a me personalmente sembra che, siccome questo è venuto circa un annetto dopo, hanno un po' modificato il tessuto e questo tessuto è molto più morbido di questo. Si parla veramente di dettagli, però insomma sapete che i dettagli fanno la differenza. Il modello è lo stesso, sempre con questo buco e apertura sul davanti. Eccolo, cioè dai, è meraviglioso, bellissimo, è nero, a me sta anche meglio del rosa. Ecco, forse una cosa che non vi ho mai detto è che io per tutti i reggiseni alla fine tolgo sempre le coppette. Uno, perché vanno a giro quando magari si lavano o comunque utilizzandoli e girandoli vanno a giro, a volte mi ritrovo la coppetta da un lato o dall'altro, poi molto spesso perché la coppetta si vede, si intravede, e a me non so, non dico che mi preferisco che si veda il capezzolo, anche perché poi non si vede in realtà perché il tessuto comunque è spesso,
però sinceramente non mi piace che si veda magari la linea, non so se ecco qua magari si intravede la linea della coppetta dentro, e infatti ho sacchettate piene di coppette. E vabbè, uno storico invece di bra sono questi qua crossback, disponibili in tantissimi colori, e ecco questo è stupendo, molto leggero appunto anche per questo, per fare cardio, però io con questo sboccio un pochino, quindi magari se avete un seno più prorompente o una cosa, insomma avete un seno rispetto a me, vi consiglio qualcosa di più avvolgente, però insomma ecco, sui reggiseni io personalmente non prediligo seamless, mi vanno bene un po' tutti. Sui leggings sono un po' una rompiballe, invece sui reggiseni basta che siano, insomma, che coprano, ecco. Non è che devono fare molto. Direi che questo video si può anche concludere qua, perché a livello di abbigliamento devo dire che MyProtein ha veramente fatto un salto di qualità in questi ultimi anni, mantenendo comunque dei prezzi grazie agli sconti, con il mio codice, nella media, insomma, diciamo. Quindi sono molto contenta. E basta ragazzi, io questo piccolo aggiornamento me l'avete chiesto da tantissimo tempo, e come sapete io mi reputo sempre, arrivo sempre all'ultimo, ma ce l'ho fatta. Quindi io ora vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, se il video vi è piaciuto, se avete bisogno di qualche altro consiglio scrivetemelo pure nei commenti qua sotto, io cercherò di rispondervi, e basta, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao.